La religione azteca è un sistema complesso e ricco di credenze, miti e pratiche religiose che hanno plasmato la vita e la cultura dell'antico popolo azteco. La civiltà azteca fiorì nella regione del Messico centrale tra il XIV e il XVI secolo d.C. La capitale, Tenochtitlan, era una delle città più grandi e avanzate dell'epoca precolombiana. Il suo sviluppo culturale fu influenzato da culture precedenti, come i Maya e gli Zapotechi. La religione era intrinsecamente collegata alla visione del mondo, alla natura e al modello di società. La religione permeava tutti gli aspetti della società azteca. I sacerdoti erano una classe privilegiata e il potere religioso era strettamente legato al potere politico. Le feste religiose e i rituali occupavano una parte significativa del calendario azteco. Gli aztechi erano politeisti. Ogni dio era associato ad aspetti specifici della vita e della natura. Tra i principali dei aztechi troviamo Huitzilopochtli, il dio del sole e della guerra, considerato il patrono degli aztechi. Molte attività religiose erano dedicate a onorare Huitzilopochtli. Quetzalcoatl, conosciuto come il serpente piumato, era associato alla conoscenza, alla creazione e alla cultura. Era considerato uno dei creatori dell'umanità. Tlaloc, il dio della pioggia, vitale per l'agricoltura. Era spesso rappresentato con caratteristiche di un mostro marino. Tezcatlipoca, la divinità degli specchi, associata al destino, alla magia e al mistero. Era spesso rappresentato con uno specchio fumante. Calquiutlicue, la dea dell'acqua, dei fiumi e dei laghi. Xipetotec, il dio della rinascita e del rinnovamento attraverso il sacrificio umano. I miti aztechi spiegavano l'origine del mondo, degli dei e dell'umanità. Un mito importante riguarda la creazione di Tezcatlipoca e Quetzalcoatl. Le due divinità unirono le loro forze per creare il mondo. C'era solo il mare e il mostro della terra, Cipactli. Per attirarlo, Tezcatlipoca usò il suo piede come esca e Cipactli lo mangiò. I due dei allora la catturarono, distorsero il suo corpo e lo usarono per modellare la terra. Successivamente crearono gli esseri umani. I rituali erano centrali nella loro pratica religiosa azteca. Questi includevano danze, cerimonie e complessi rituali di sacrificio umano. Gli aztechi credevano che gli dei avessero bisogno di nutrimento umano, soprattutto il dio del sole Huitzilopochtli. Credevano che il sacrificio umano rafforzasse il legame tra gli dei e gli esseri umani, garantendo così la sopravvivenza del mondo. Le vittime erano spesso scelte tra i prigionieri di guerra. Per gli aztechi l'universo era diviso in tre livelli: il cielo, la terra e l'inframondo. Il cielo, Tlalocan. Era il regno degli dei della pioggia, in particolare di Tlaloc. Questo livello era associato alla fertilità, all'acqua e al rinnovamento. Si credeva che fosse il luogo in cui le anime degli aztechi andassero dopo la morte, se morivano per cause naturali, come malattie o vecchiaia. La terra, Tlalticpac. Era il livello in cui vivevano gli esseri umani e la natura. Questo mondo era associato alla divinità madre Tonantzin, alla dea della terra e alla divinità del sole, Huitzilopochtli. La vita quotidiana degli aztechi, comprese le loro attività agricole e sociali, si svolgeva su questo livello. L'inframondo, Mictlan. Era il regno dei morti e delle divinità associate alla morte, come Mictlantecuhtli e Mictlantecacihuatl. Gli aztechi credevano che le anime dei morti, soprattutto coloro che morivano in modo violento o in guerra, raggiungessero questo regno. Il Mictlan era considerato un luogo freddo e buio, richiedendo un viaggio lungo e pericoloso per raggiungerlo. Il calendario azteco era complesso e interconnesso con la loro cosmologia. Avevano due calendari principali. Il Tonalpohualli, un calendario sacro di 260 giorni associato a divinità specifiche, e il Xiupowalli, un calendario solare di 365 giorni che guidava le attività agricole e le festività. L'intersezione di questi due calendari formava il sigillo divino, ritenuto un periodo propizio per attività sacre e rituali.
L'arrivo degli spagnoli nel XVI secolo segnò la fine dell'impero azteco. Le pratiche culturali e religiose azteche furono cancellate con l'uso della forza e sostituite con quelle cristiane.